È quella che viene chiamata la corsa più grande del mondo, Vivi Città, manifestazione podistica internazionale che ha avuto luogo anche ad Arezzo, nel centro storico, partita da Piazza Sant'Agostino, un modo per riscoprire e rivivere la città al gusto dello sport più sano. 12 chilometri del percorso, circa 300 gli atleti alla partenza. Una gara in contemporanea in tante città italiane e anche straniere. La gara retina è stata vinta da Alessandro Annetti, dell'Unione Polisportiva Policiano, al secondo posto il fiorentino Matteo Cannucci del Fiorino, terza piazza per Lorenzo Martinelli. In campo femminile, vittoria di Roberta Belardinelli del Città di Castello. Grande soddisfazione per questa edizione di Vivi Città, 33esima edizione, con al centro il tema dell'inclusione, dell'integrazione e dell'accoglienza. Siamo molto soddisfatti di questa partecipazione, che è stata una partecipazione record. E questa corsa, che si corre in 43 città italiane e in 18 capitali europee del mondo, ha il suo luogo simbolo all'isola di Lampedusa, dove si corre la corsa in un luogo che è il simbolo dell'accoglienza e dell'integrazione. Ecco, vediamo proprio la Belardinelli al comando, vediamo subito dietro anche il numero 500, un'altra del centro, poi Romanelli e altri che stanno inseguendo.